come non dobbiamo prendere in senso pessimistico i 32 di ieri, non dobbiamo prendere in senso ottimistico i 3 di oggi. È un trend che adesso dobbiamo vedere nelle prossime settimane come si comporterà, soprattutto alla luce di questo, cessate il stare in casa e quello di cominciare a uscire. Quindi questo che ci dirà come andranno le cose lo vedremo, come dicevo prima, tra 10-15 giorni, il tempo di incubazione, una possibile eventuale incubazione del virus. Queste oscillazioni sono legate ieri, per esempio, due al fatto che ci sono stati tamponi positivi di persone che erano già positive, quindi abbiamo ripetuto il tampone, in alcuni sono stati fatti in alcune zone mirate in cui sapevamo che c'erano dei positivi. I lavoratori oggi sono molto ben tutelati, anche noi, quindi indirettamente, da quelle che sono le normative vigenti nazionali e anche regionali. E tutti i lavoratori sono sottoposti a tamponature, quindi abbiamo una mappatura precisa e puntuale di tutti i lavoratori. Quindi da questo punto di vista, paradossalmente, sono più a rischio invece le condotte, come dicevo prima, eventualmente dei cittadini che non rispettano le distanze di sicurezza. Il problema è che l'asintomatico, ovviamente, essendo, come dice il termine, senza sintomi, non si accorge di poter portare il virus. Ecco perché l'importanza del distanziamento sociale. Mentre la mascherina ha una validità anche non scientificamente del tutto provata, invece il distanziamento sociale è l'unica forma che è stata scientificamente provata, che è quella che impedisce la trasmissione del virus. Sì. Le mascherine sono super raccomandate proprio perché laddove per qualche motivo, anche per qualche evenienza anche fortuita, ci sia un incrocio e quindi non tra persone e quindi non possa essere mantenuto il distanziamento sociale, anche ripeto, in maniera non volontaria, l'uso della mascherina riduce ulteriormente e sensibilmente il rischio di contagio. Quando si parla di mascherine per la popolazione, si parla esclusivamente di mascherine chirurgiche. Mascherine chirurgiche. Le altre mascherine, le famose FFP2 e FFP3, sono riservate esclusivamente al personale sanitario che opera in ambienti Covid positivi.